Perfetto, ma dove siamo? Perfetto. Adesso io ti tolgo la benda. 3, 2, 1, apri gli occhi. Certo. Ale, oggi ti farò volare. No! Sì! Io ho paura di volare. La prima esperienza che ho scelto per Alessandra è il trapezio, perché lei ha molta paura del vuoto, ha una paura folle dello spazio, dell'altezza. E io voglio che lei superi questo limite. Io mi viene da piangere ancora. Alessandra, ricordati che per spiccare il volo tutto può fare la differenza. Lori. Cos'è questo? Oh, mamma mia. Ho paura che sia troppo in alto. Io penso che nelle situazioni importanti bisogna esprimere dei sentimenti molto forti, altrimenti queste esperienze non lasciano il segno e queste lacrime lasceranno un segno, ma positivo. E ti faccio vedere. No, ma state scherzando. Quando il direttore decide, vuol dire che c'è un motivo. No. No, no, io mi rifiuto veramente. È categorico, non salgo. Il direttore può intervenire in qualsiasi momento e con la sua grande esperienza decidere che tu procedi in questo caso senza longia. No, ma io non ci voglio stare appesa. Ma se ci sei rimasta prima? Ma così? Ma era il blocco, era questo, perché loro non le usavano le corde. Scendi. Quindi è andato troppo lungo. No. Non era neanche previsto che tu facessi questa prova finale, però ti abbiamo visto talmente determinata, talmente tranquilla là sopra. Mi sento soffocare, io non lo faccio. Comunque resta il fatto che io lassù senza niente non salgo. Assolutissimamente no. Oggi ho imparato che dovrei semplicemente fidarmi un pochino più di me stessa e probabilmente tanto di più degli altri. È una cosa che per me comunque non è facilissima, ma ci provo sicuro. Anche se